GR1, direttrice Simona Sala. Una partita contro la violenza. A Roma si gioca a calcio contro le discriminazioni. Ci sono anche le tre giocatrici afghane fuggite da Herat. Sono fuggite dal regime integralista dei talebani le tre calciatrici afghane scese in campo a Roma per la partita della parità e dei diritti organizzata dall'Unione Italiana Sport per Tutti. Susan, Miriam e Fatima, tre ragazze minute ma energiche, lo sguardo fiero, entrano sul prato verde ancora umido di pioggia, rievocando il campo di Herat, dove giocavano con la squadra femminile afghana. A condurle fuori dal paese, passando per Kabul ai primi di settembre, con l'aiuto della ONG italiana COSPE, il loro allenatore, Najibullah. Le ragazze hanno lo stesso diritto dei ragazzi di giocare a calcio, dice, un diritto negato dalla società islamica afghana e conquistato 9 anni fa selezionando nelle scuole di Herat le prime calciatrici afghane della storia, ma le lancette oggi sono tornate indietro. La situazione in Afghanistan era molto brutta, racconta Susan. Spero di poter vivere qui con la gente italiana, lavorare, allenarmi. All'inizio, continua Miriam, non c'erano squadre di ragazze, per questo abbiamo voluto essere un esempio per le altre donne, dimostrare loro che potevano fare tutto quello che volevano. Sono contenta di partecipare a questo evento oggi, conclude Fatima. Il calcio mi ha sempre fatto sentire forte, è un simbolo per le donne. Gioco a calcio per me stessa, per l'Italia e per l'Afghanistan. Dallo stadio Bernardini, Roma, Arianna Voto, GR1.